Manca poco più di un mese al voto e noi ci stiamo concentrando sulle priorità per gli italiani, che sono pagare meno tasse e avere bollette della luce e del gas bloccate. Su questo la Lega sta lavorando, vedo che a sinistra si occupano di fascismo, di razzismo, di Russia e di litigi interni. Noi stiamo preparando una proposta concreta e definitiva di flat tax, di taglio delle tasse. Oggi una tassa al 15% aiuta già 2 milioni di lavoratrici e lavoratori con partita IVA. Il progetto della Lega è di estendere questa tassa al 15% ad altri lavoratori autonomi e nei prossimi mesi anche ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie. Il costo è sostanzialmente identico a quello del reddito di cittadinanza. Quindi gli italiani il 25 settembre potranno scegliere tra una sinistra che propone una tassa patrimoniale, l'hanno ribadito, sui risparmi, sui conti correnti e sulla casa, e una Lega in centrodestra che offrono un'idea concreta, possibile, giusta, di riduzione delle tasse per lavoratori sia dipendenti che autonomi. Lascio agli altri polemiche, minacce, insulti e continuiamo a lavorare sulle priorità degli italiani, bloccare le bollette della luce e del gas e abbassare le tasse. È possibile, non tutto per tutti subito, evidentemente, ma i soldi ci sono. Gli italiani, milioni di italiane e di italiani, domenica 25 settembre sceglieranno un'idea di futuro. In Veneto come in Sicilia, l'idea della Lega, e l'abbiamo già dimostrato al governo, si fonda sul taglio delle tasse, sulla rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate, sulla protezione delle frontiere italiane, che ormai ahimè sono un colabrodo, quindi della protezione della vita degli italiani e anche della vita di coloro che vengono buttati su questi barchini e barconi. C'è poi il grande tema della riforma delle pensioni. Ho visto che a sinistra dicono che non si può toccare la legge Fornero. Chi sceglie la Lega in Veneto, come in Sicilia, come a Milano, come a Roma, sceglie l'azzeramento definitivo della legge Fornero e l'avvio verso quota 41. Senatore, ma visto la Lega di centrodestra del cambiamento. Quindi faccio i miei migliori auguri a Renzi, a Calenda, a Di Maio, a Letta, a Speranza, alla Boldrini. Sono assolutamente fiducioso nel risultato finale. Ecco, Salvini, Letta, dopo le dichiarazioni di Medvedev, chiede alla Lega di sciogliere l'accordo politico con Russia e Unice. Lei cosa ma la, dire? Lasciamo che votino gli italiani. Ripeto, in questi 20 giorni di campagna elettorale, più che insulti da sinistra non arrivano. La Russia non influirà minimamente sul voto degli italiani, sceglieranno operai, casalinghe, studenti e pensionati con la loro testa. Se veramente a sinistra c'è qualcuno che pensa che paesi stranieri possano condizionare il voto degli italiani, mancano di rispetto agli italiani. Al governo, ben prima di me, qualcuno che ha fatto affari e accordi commerciali con la Russia c'è, e penso proprio alla sinistra. Io non ho mai stretto accordi economici di nessun tipo con nessuno, però ripeto. Un accordo politico ancora in vigore? Non vado in Russia da anni e non ho contatti con politici russi da anni. Mi occupo di Italia e di italiani. Mi piacerebbe che Letta mi desse una risposta. Mi piacerebbe che Letta desse una risposta sulle proposte della Lega. Quota 41, pace fiscale, flat tax. Ecco, io spero che la sinistra non passi 30 giorni parlando di altro, parlando di marziani o parlando di insulti. È la premier finlandese, però è stata eletta dai suoi cittadini, è una bella donna, nella sua vita privata ha diritto di passare del tempo con gli amici, di divertirsi, perfino vedevo il video di ballare, non penso che in Italia o in Finlandia sia ancora reato ballare, non ho il piacere di conoscerla, le ho espresso umanamente solidarietà, perché se le accuse devono essere che al di fuori dell'orario di lavoro passa una serata con gli amici e si diverte, mi sembra che anche in Finlandia abbiano del tempo da perdere. Poi non so se c'è altro, se c'è solo lontanamente un'ipotesi legata alle droghe, sapete come la penso, sono davanti alla sede Avis e quindi io combatto e combatterò con ogni mia energia la droga, qualsiasi tipo di droga, sempre ovunque, e mi raccapriccia il fatto che nel programma della sinistra e del PD si continua a parlare di droga libera. Chi parla di droga libera è senza cervello, senza cuore, senza anima, senza coscienza. Cioè parlare di droga libera significa condannare migliaia di ragazzi all'isolamento e alla morte. Detto questo, se la premier finlandese balla, evviva chi balla. Ma io penso alla squadra, e alla squadra del centrodestra che
che è vincente, è compatto, mentre la sinistra è divisa in quattro. E poi io ho sempre l'ambizione, la speranza e la convinzione che la Lega possa essere il traino di questa squadra di centrodestra, e come è giusto che sia, chi prende un voto in più avrà l'onore di prendere per mano questo paese. Però lasciamo scegliere agli italiani, non qualche giornalista o qualche sondaggista. Gli italiani il 25 settembre sceglieranno, e io penso che sceglieranno bene.